Se aprite Instagram è pieno di culi e va bene, ma imporre a una ragazza di comportarsi in modo allusivo, eccetera, lo trovo una cosa vergognosa. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi volevo parlare di un discorso piuttosto serio perché YouTube mi ha mandato tra i raccomandati questo video dell'ipersessualizzazione. Appunto dei cantanti, soprattutto delle cantanti nel mondo del K-pop, quando si tratta anche di minorenni. Devo dire che ho visto questo video, ci sono rimasto, insomma, un po' perplesso da questa questione. Vorrei farvi vedere alcuni esempi e vorrei sapere che cosa ne pensate voi. Io quando pensavo al K-pop negli anni passati pensavo alle Girls' Generation, che sì, potevano essere volendo provocatorie, però avevano comunque un'immagine molto pulita e molto cute, se volete. Però negli ultimi anni c'è questa tendenza per molti gruppi verso questa direzione un pochino più provocatoria. E vorrei analizzare quindi come queste cantanti del mondo del K-pop sono viste come degli oggetti, anche prendendo in esame la teoria di Laura Mulvey. Non so se la conoscete, però se non conoscete questa teoria ve ne parlerò a fine video e ne discuteremo assieme, perché è anche parte di uno dei miei ultimi esami che darò adesso tra qualche settimana. In ogni caso, andiamo ad analizzare alcuni casi in cui proprio si può vedere l'occhio, diciamo, maschile, appunto, di come oggettifica la donna nel mondo del K-pop. Partiamo da questo video in cui si vede una giovanissima componente delle Twice che durante questo filmato penso avesse sui 15 anni, in cui si vede lei comunque vestita con abiti estremamente succinti che balla in un ascensore. Tra l'altro poi c'è anche questa ripresa proprio dalla telecamera che si vede lei che viene ripresa appunto da questa telecamera semi nascosta e poi compare la scritta su questa piattaforma potete vedere video che non potrete vedere in nessun'altra parte. Non ha fatto molto parlare, però vedendo questa pubblicità adesso, magari qualche anno dopo, che sono un pochino più maturo e grande, mi ha fatto un po' impressione, perché dico, comunque si parla di una ragazzina, cioè a 15 anni, insomma, non lo so, non vorrei fare troppo il bacchettone, però va bene se questa ragazza delle Twice era d'accordo e voleva lei presentarsi in questo modo, va bene, ma se non era così, sinceramente c'è qualcosa di veramente sbagliato in questo mondo, diciamo. E allora sono andato un pochino ad indagare altri gruppi e ho scoperto che molto spesso questi gruppi non possono dire nulla. Il concept che è deciso per una band è deciso dal management e le ragazze possono soltanto acconsentire. Il manager compare con: hai firmato questo contratto, se non stai alle regole, chissà cosa potrebbe succederti. E qua vorrei portarvi un caso concreto. Non so se conoscete il gruppo Stellar, che adesso si è sciolto l'anno scorso. Una delle componenti ha parlato di come è stato essere per 7 anni nella band con le Stellar e di come praticamente il management le abbia ingannate in più occasioni e abbia anche cercato di ricattarle. Queste ragazze avevano fatto uscire qualche singolo in cui loro si presentavano in modo abbastanza cute, diciamo, però non stavano avendo magari i risultati sperati e quindi la loro agenzia ha cambiato completamente direzione per loro e ha deciso di proporre con una veste decisamente più sexy. È uscito questo video, Marionette, molto allusivo per dir poco. Tutte le ragazze si erano opposte, però alla fine hanno dovuto stare al contratto e comunque erano delle ragazze molto giovani, sai, cioè hai firmato un contratto, potrebbe veramente rovinarti la vita se magari non stai ai termini che hai preso, perché metti che magari tra le clausole c'era: se tu non fai quello che ti diciamo dovrai risarcirti di chissà quanti soldi, quindi potrebbe essere molto pericoloso, perché comunque qualsiasi azienda del K-pop spende tantissimi soldi per fare il training a queste ragazze, anche soltanto per dargli da mangiare. Quindi capite che se questa ragazza si rifiuta magari di fare una certa cosa deve uscire dal gruppo, poi chi ripaga questo debito? Probabilmente lei stessa, quindi diciamo che è molto pericoloso.
pericoloso non scendere alle condizioni che il management impone. Comunque hanno fatto questo video, già non erano molto contente della direzione in cui stava andando il video, perché comunque guardatele qua nel video, cioè sono là che si toccano il culo, che saltano qua e là, e a me sta bene se una ragazza vuole fare queste cose, assolutamente, se una ragazza è interessata, diciamo, a proporsi al mondo in un certo modo, per me non c'è assolutamente nulla di male. Cioè, se aprite Instagram è pieno di culi e va bene, se sono le ragazze che vogliono postarlo va bene, ma imporre a una ragazza di 18-20 anni o a volte anche 15 di mettersi dei vestiti succinti, comportarsi in modo allusivo, eccetera, lo trovo una cosa veramente vergognosa e non so come non possano, diciamo, denunciare queste aziende, cioè mi sembra assurdo. Tra l'altro c'era una scena particolarmente famosa di una dei componenti che si è messo a bere il latte. Lei all'inizio non aveva pensato niente di male, perché comunque era arrivato il copione delle scene che avrebbe dovuto girare in questo music video Marionette, e c'era: ok, ti alzi la mattina, bevi il latte, non ha pensato nulla di male. Ha bevuto il latte e il regista le ha detto di spargere un po' di latte. Lei lì non ha pensato a come poi questo video sarebbe stato montato. Però ha detto una delle componenti in un'intervista, tra l'altro in lacrime, mi ha fatto una tristezza vedere quell'intervista, che non avete idea. Ha detto che quando ha visto il video ne è rimasta traumatizzata e ci è rimasta malissimo. Tra l'altro ha detto che non ha più bevuto il latte da quel video in poi, per come ci è rimasta. E voi capite che se forzate una ragazza a fare delle cose che lei non si sente a suo agio a fare, e poi magari decide di fare delle scelte come sappiamo che molte, diciamo, celebrità in Asia hanno finito per fare, non c'è neanche da stupirci. Però, nel senso, queste agenzie dovrebbero cercare di essere un pochino più comprensive. Cioè, ho capito che il sesso vende, però se la ragazza non vuole essere venduta in quel modo, cioè lei non è un oggetto, non è che puoi scegliere te per lei. Io lo trovo veramente una cosa schifosa. Questo singolo Marionette ha avuto abbastanza successo e da lì in poi l'immagine comunque di queste ragazze e la loro reputazione è stata sempre associata a questa immagine provocatoria. Le ragazze stesse erano viste come delle ragazze promiscue, cioè nessuno è andato a pensare che magari è stato il management a imporre questa immagine per le ragazze. Cioè loro erano le bad girl che si comportavano in un certo modo. Loro erano come venivano rappresentate. Anche per la teoria di Stuart Hall, sapete, voi attraverso una rappresentazione dei media, voi create un significato per una determinata cosa. Quindi se i media vi propongono questa immagine di queste ragazze in modo sexy, che si atteggiano in modo sensuale, automaticamente nella nostra testa le persone che vedranno questo video, magari alcune obietteranno e si renderanno conto che è stata soltanto una scelta dei management, ma molti penseranno che queste ragazze sono delle mezze porche. Ed è una cosa sbagliatissima, anche perché, cioè, innanzitutto non è che se una fa vedere il culo su Instagram vuol dire che sia una troia, come alcune persone le chiamano, ma anche se fosse, cazzo vuoi, cioè, affari loro. Se sono loro che decidono di mostrarsi in quel modo, a me sta bene. Sta bene a loro e tu non sei nessuno per poterle criticare, ma se è il management a imporre, cioè capite che è una cosa veramente sbagliata e malata. E veramente quando vedo questi video mi viene il voltastomaco a pensarci, cioè sto male per queste ragazze. Sempre queste stellar sono state costrette a fare questa foto per la copertina di un nuovo CD, o non so se era un set per qualche tipo, e le hanno fatto indossare dei vestiti, vabbè, guardateli. Loro inizialmente non volevano indossarle, perché quando hanno visto i vestiti hanno detto: no, questo è troppo anche per noi, non possiamo farlo. Tuttavia il management gli ha detto: vabbè, ma provali, facciamo le foto, poi se non vanno bene non le facciamo. Allora loro l'hanno fatte, hanno detto che non erano a loro agio con questi vestiti e hanno rifatto le foto anche con dei vestiti normali. Tuttavia poi hanno fatto uscire la versione di loro con i vestiti sexy che non avevano acconsentito all'uscita. Quindi capite, in tutto questo processo molto spesso queste ragazze del mondo del K-pop non sono nemmeno chiamate in causa e non possono dire nulla di come il management sceglie la loro immagine per loro. Ed è veramente una cosa disgustosa. Non so se conoscete il programma Produce 101. Uno dei capi aveva detto che questo programma era praticamente una specie di porno per le persone a cui piacevano le ragazze molto giovani. Io ho detto: ma stiamo scherzando? Cioè, uno può dire una cosa del genere. Poi, ok, ha pagato le conseguenze di questa sua uscita, ma anche solo il fatto che lui l'abbia pensata e l'abbia espressa, cioè, è una cosa veramente orribile. E tra l'altro, anche nel programma Produce 48, 48, c'era questa ragazza che aveva 15 anni all'epoca che ha ballato e, diciamo, si è esibita sulla canzone di Ariana Grande, Side to Side, che per chi non lo sapesse è una canzone estremamente esplicita. E vedere una ragazza comunque di 15 anni
ballare in quel modo e cantare comunque questa canzone così esplicita, diciamo che secondo me è un pochino al limite. Se è lei che l'ha voluto fare, vabbè, i genitori sono d'accordo, ok, ma se gliel'hanno imposto è veramente una cosa disgustosa, cioè non va bene, cioè non va proprio, non è proprio giusto. In ogni caso, prima di concludere questo video, vorrei finire per parlare un secondo anche della teoria di Laura che avevo detto all'inizio. È stata creata negli anni in cui comunque Hollywood era dominata comunque da produzioni di uomini e tutti i media erano controllati principalmente da uomini. Non che la cosa sia cambiata poi molto, però un pochino ci siamo evoluti fortunatamente. Comunque, che cosa diceva in questa teoria è che siccome praticamente i film venivano prodotti tutto da produttori maschili, che assumevano dei registi uomini ed erano indirizzati a un pubblico principalmente di uomini, questo cosa finiva per fare? Finiva per praticamente far vedere le donne dal punto di vista di un uomo e era quello l'unico punto di vista. E questo ha finito per renderle comunque come delle donne oggetto, perché capite, anche per come diceva Freud, che gli uomini comunque provano un piacere sessuale a vedere dei corpi nudi, diceva che quindi le donne venivano inserite in questi film in abiti succinti appunto per piacere dell'uomo, perché comunque, come vi ho detto prima, il sesso vende, quindi se loro mettevano delle donne in abiti succinti nei loro film, il film avrebbe venduto di più. Quindi erano spronati a fare così, non che la cosa sia giusta, però è andata così. Nel corso degli anni, adesso comunque ci sono molti più registi femminili e anche le donne nei film non è che sempre necessariamente sono presentate come, diciamo, l'oggetto sessuale o comunque in abiti succinti soltanto per piacere dell'uomo. Questa cosa, diciamo, si è un po' evoluta. Ma nel mondo del K-pop non mi sembra sia cambiato molto. Forse anche per gli uomini, ma quello magari è materiale per un altro video. Non lo so ragazzi, questa è una questione abbastanza delicata che penso farà discutere molti di voi. Lasciatemi un commento e fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi ricordo che potete ascoltare la mia musica su Spotify, vi lascio il link nel mio primo commento e anche in descrizione. Andatevi a ascoltare la mia musica, mi fareste tantissimo piacere e spero di poter far uscire nuove canzoni molto presto. Ciao!